risotto, gorgonzola e finocchi. Le coppie molto diverse fra loro hanno più o meno possibilità di stare bene insieme. Prendiamo il sapore intenso e morbido del gorgonzola, uniamolo a quello fresco e profumato del finocchio e proviamo a unirli in matrimonio sull'altare del riso. A voi giudicare la bontà del risotto al gorgonzola e finocchi. Nome: Luigi. Cognome: Pomata. Professione: chef. Segni particolari: innamorato della Sardegna, ha una fissa per il tonno e il suo motto è guardare sempre avanti. Riso vialone nano con finocchi e gorgonzola. Ho voluto un po' riutilizzare un ingrediente che di solito viene buttato via, che sono le foglie esterne del finocchio. Le foglie esterne in questo caso vengono tagliate, vengono stufare piano piano con dell'anice stellato. Se uno non ha l'anice stellato può usare anche l'anisetta, per dare questo profumo fresco al piatto. Il riso viene cotto totalmente con acqua naturale, a fine cottura si mette il finocchio, la foglia esterna del finocchio stufata con l'anice stellato. Viene messa la gorgonzola, in questo caso per fare la mantecatura e dare anche una bella aroma di formaggio, e alla fine il finocchio, la parte centrale tagliata a cubetti, viene messa a crudo per dare la freschezza. Quindi è un riso di riutilizzo di quelle materie prime che non si possono mangiare, ma cuocendo e trasformandole riusciamo a confezionare un ottimo risotto.